Ringrazio Daniele Zaccari per la splendida introduzione, come sempre, ricca di stima e fraterna passione. E nei ringraziamenti preliminari a questo mio intervento, voglio ringraziare tutti voi che siete giunti fin qui, chi ha percorso anche parecchi chilometri. Abbiamo oggi tra noi alla regia la referenza della nostra associazione su Palermo, Eugenio Barracco e altri ragazzi che sono venuti fin qui. Ringrazio il presidente del comitato CCPT, Achille Tricoli di Crotone, che è venuto insomma per darci sostegno, l'associazione La Fava d'Oro di Soverato, guidata da Mauro Paoletti, e insomma tutti gli altri amici di Reggio e della Calabria che è stato possibile giungere fin qua questa sera. E noi, come associazione culturale Pietas, siamo presenti in tutta Italia. Come sapete, l'obiettivo nostro è la sensibilizzazione verso il mondo classico, la riscoperta dei valori classici e l'intento di riappropriarci dei nostri tempi, dei nostri termini e dei nostri luoghi, parlando di tradizione. Il Natale del Sole è uno di quei fenomeni culturali e cultuali che implicano l'appartenenza ideologica e identitaria della nostra nazione. A molti questo fenomeno può sfuggire. Per esempio, noi facciamo l'albero di Natale, ma perché facciamo l'albero di Natale l'8 dicembre? Chi saprebbe dirmelo? Ecco, noi facciamo l'albero di Natale l'8 dicembre, l'8 dicembre nella Roma antica era la festa del dio Tevere. Le persone andavano al Tevere, prendevano gli alberi che venivano scesi dalle montagne, li portavano nei crocicchi, per gli incroci della città, e ergevano questi alberi sempreverdi appendendovi dei dolci. Riporta elementi di questa tradizione, ma proprio nei Saturnalia, per chi la volesse approfondire. Poi accadeva questa settimana dei Saturnalia, che cominciava con il 19, con il 17 di dicembre, e durante questa settimana era una tipica tradizione romana fare dei cenoni, fare ciò che era vietato durante il resto dell'anno, per esempio il gioco d'azzardo, e quindi noi abbiamo la tradizione romana, italica, di fare il cenone, di giocare a carte dopo il cenone e per tutto il periodo natalizio, con importante attenzione alla vigilia del Natale. Una tradizione antichissima che non è mai stata sciolta e distrutta. Addirittura in quei giorni i romani, che avevano i loro schiavi, che a Roma si chiamavano servi, i romani, siccome non andavano a lavorare nei campi perché le ore di luce erano poche, restavano a casa. Restando a casa, il servo non aveva più la funzione di servitore, perché il lavoro era inattivo, si era insomma in un periodo di festa e di pausa, e venivano trattati come figli. I padroni di casa servivano gli schiavi a tavola, portavano il cibo agli schiavi, e ciò rafforzava questo legame tra il padrone e lo schiavo. E quindi si usava dire che si era tutti più buoni, quindi si usava dire che si era tutti uguali, nonostante uno era il padrone e l'altro era lo schiavo. E noi replichiamo questa tradizione eterna nella quale diciamo a Natale si è tutti più buoni. Ma perché diciamo che a Natale si è tutti più buoni? Proprio per questo uso tradizionale che durò per migliaia di anni, fino a prima dell'affermazione del cristianesimo. È il 21 dicembre, la festa dei Vivaria, il momento in cui la giornata è più corta della nottata,
un momento in cui, essendoci la notte più lunga, è impossibile andare a lavorare. Voi dovete cercare di comprendere, provenendo le nostre stirpi dal nord Europa, voi dovete cercare di comprendere cosa significasse per un uomo primitivo di migliaia e migliaia di anni fa trovarsi nelle steppe del nord, intorno al 66° grado, vedere il sole non sorgere per 3 giorni, dal 21 al 24 di dicembre. Quale terrore atavico, quale paura che il sole fosse morto. Però il 25 lo vedevano sorgere di nuovo. E quindi cominciò a nascere il mito del sole che muore e rinasce. E quando l'anno dopo verificarono che l'evento si ripeteva, compresero la scansione del tempo. Quindi l'uomo primitivo ha come base di riferimento la natura con i suoi eventi, e tutta quella che è poi la costruzione delle festività religiose non è altro che il ripercorrere di questi eventi che scandiscono il tempo. Da qui la creazione del mito, e da qui l'eternità del mito che si ripete eternamente in un ciclo continuo e immutabile. Poi, scendendo dal nord verso il Mediterraneo, mano a mano, anche se il sole dal 21 al 24 continuava a sorgere, era più corta la giornata, mantennero queste antiche tradizioni, tra cui poi questa dell'albero, un albero sempre verde, era il pregare uno spirito vitale che superava l'inverno, perché mentre tutte le altre piante perdono le foglie, l'albicocco perde tutte le foglie, no? Il pino, l'abete, si mantengono sempre verdi, e quindi per questo i romani scendevano dai monti l'8 di dicembre queste piante sempre verdi, le anchindavano di dolci, perché era come fare un'offerta nei confronti dello spirito sempre vivo di quella pianta. È un rito antichissimo. Se poi ancora oggi andate in India offrono il cibo alla divinità, lo mettono sotto la statuetta, fanno le preghierine, poi lo prendono e lo mangiano loro. Uno dice: ma insomma, questo cibo l'hai offerto alla divinità o l'hai offerto al fuoco? Il concetto molto semplice, che è l'idea dell'uomo antico e primitivo, è che ciò che è etereo, quindi le divinità, gli spiriti e altro, si nutrissero dei profumi. Quindi l'offrire, per esempio, il latte a Ganesh, come ancora oggi fanno in India, mettono il latte, la divinità si nutre di quel profumo di latte, dopodiché lo prendono e lo bevono. Ma poi le offerte di incenso cosa sono? Delle offerte di profumo verso la divinità. Quindi quest'uso dell'offerta che noi inconsciamente ancora facciamo, almeno fino a quando ero bambino io si faceva, perché mio padre portava un albero vivo in casa, mettevamo i panettoni sotto l'albero e poi il 24 sera prima che si mangiava. Perché facevamo questo? È un ricordo nel DNA di una tradizione che è durata per centinaia di migliaia di anni, di offrire il dolce allo spirito sempre vivo dell'albero sempre verde, affinché lui desse a noi quella sua energia di essere sempre verde e riuscire a superare l'inverno, le difficoltà del freddo, e quindi superato poi l'inverno, no? Si ritornava alla primavera, il nuovo fuoco che si accendeva a marzo, e a marzo, il primo di marzo, c'era questa rinascita, e qui si riaccendeva il fuoco di Vesta, che veniva poi diffuso in tutte le caste, in tutte le case romane, e quindi perennemente preservato il fuoco per un intero anno. Quindi la festività, nella sua materialità più fisica, preservava la sua spiritualità più profonda. Ed ecco che questi giorni di freddo che andavano dal 17 di dicembre fino al 24 di dicembre, i romani li consacrarono a Saturno, il dio della materia. Ma Saturno, oltre ad essere il dio della materia, è anche il dio del settimo cielo, e quindi questa combinazione tra ciò che è profondamente materiale
ma ciò che è estremamente etereo, celeste, questa coincidenza oppositorum di estremi, e dunque anche la cosa più filologica che poi vengono mangiati. Che poi nella festa del 5 e 6 gennaio, a Roma festa dei vari compitani, cioè delle entità che presiedono all'incrocio dove venivano messi questi alberi sempreverdi, i bambini andavano con i genitori, si smontavano dagli alberi vari dolcetti e venivano mangiati dai bambini. Quindi poi noi abbiamo l'Epifania in cui mangiamo i dolci, perché si regalano i dolci all'Epifania? Perché c'era quest'uso di smontare l'albero al termine di questo periodo di freddo. Il 4 e 5 era il primo quarto del mese di gennaio, e quindi in questo primo quarto mensile, il primo quarto della luna, oramai era definitiva l'entrata dell'inverno, ma era anche definitiva il riallungarsi della giornata. Ieri era il 9 luglio, ieri è caduta la neve. Vedete la precisione delle stagioni, poi, perché noi abbiamo dimenticato come si considerano le stagioni. Pretendiamo che il 21 di dicembre entri l'inverno, no? È il 9 luglio, a ridosso del 21 di dicembre, che entra l'inverno. Quindi la stagione è stata puntualissima. Ieri a Crotone cadeva la neve, l'altro ieri no. Ieri anche qui, a Palermo, voi l'avete visto, piotti, no? Però c'è stata l'accusa di piotti, no? Allora, quindi Comunque segnale c'è stato. comprendere la natura, il suo andamento e entrarne in sintonia, perché questa è sempre stata l'attività spirituale dell'uomo. E in questa osservazione il Natale del Sole era la festa fondamentale, perché tutta la vita dipendeva dal Sole e dalla sua combinazione con la Luna. Sole che per i greci era identificato in due entità, non solo in una. Il suo aspetto fisico, quello di Helios, per i latini Sol, e il suo aspetto intelligente, attivo, l'Apollo, Apollo dall'arco d'argento. Ma se Apollo è un dio solare e l'oro è il metallo del Sole, perché Apollo all'arco d'argento? Apollo all'arco d'argento perché l'arco d'argento è la Luna. E il Sole senza la Luna non può realizzare la vita sulla Terra. Lo dice anche la scienza, se non avessimo la Luna, la rotazione del pianeta sarebbe eccessiva e non si potrebbe sviluppare la vita. Siccome i greci non erano stupidi, ma osservavano la natura e trovavano il senso sacro della natura dalle loro osservazioni, dicevano: Apollo è il dio dall'arco d'argento. E quindi, grazie al suo arco d'argento, stabilisce che ieri entra l'inverno. Capito? E tutto il corso delle divinità solari diventa il corso fondamentale nel legame con la vita. Quindi abbiamo, sì, il Mitra in Oriente, che nasce da questa Vergine, che lo partorisce nella grotta, poi lui ha 12 discepoli, dopodiché muore a 33 anni. Perché muore a 33 anni Mitra? Parliamo di Utra. 33 anni di Cristo. Sì, ma quando Mitra esisteva, Cristo non esisteva. E precedente. Dopo Non muore a 33 anni per l'età di Alessandro Magno, ma muore a 33 anni perché ogni 33 anni i cicli lunari ritornano in coincidenza con i cicli solari. Quindi ogni 33 anni si ripete lo stesso andamento dei cicli lunisolari. Infatti ancora oggi nell'Islam, dove utilizzano il calendario lunare, in tre cicli di 11 anni, quindi ogni 33 anni, ritorna lo stesso ciclo in coincidenza. Quindi per l'islamico magari domani non è gennaio, però quando c'è il mese lunare di gennaio, in corrispondenza del mese solare di gennaio, dopo 33 anni ritornerà questa corrispondenza tra il mese lunare e quello solare. Per cui già dai calcoli, dalle osservazioni che facevano i sacerdoti degli antichi tempi, delle più antiche religioni,
Luna e Sole avevano delle coincidenze su cicli variabili. Uno di questi era quello di 33 anni, altro che è stato identificato dall'osservazione della disposizione delle pietre di Stonehenge. Su di Stonehenge avevano capito che ogni 28 anni la Luna ritorna nello stesso punto, perché osservando l'orizzonte, oggi la vedo sorgere a est, poi la vedrò sorgere a sud-est dopo 14 anni, e dopo altri 14 anni risorgerà in quel punto tra est e nord-est, e quindi c'è un ciclo di 28 anni, che poi è il ciclo metonico, metone di Atene aveva identificato lo stesso ciclo, per cui i calendari non fanno che identificare la sequenza dei momenti nell'osservazione di tutta la combinazione dei corpi astrali, quindi non solo del Sole, della Luna, delle costellazioni, gli egiziani osservavano il sorgere di Sirio, e tutte le divinità precristiane legate al Sole nascevano in 25. A Creta il culto di Zeus prevedeva la nascita di Zeus il 25 di dicembre, perché Zeus era anche considerato il Sole in quanto legislatore, in quanto divinità portatrice di luce, di giustizia, considerando la luce come bene e giustizia. Qualche anno fa, con una nostra collega, io faccio l'archeologo, abbiamo scavato una struttura nei pressi della stazione Tiburtina a Roma, abbiamo rinvenuto degli elementi che riconducono ad un culto di Giove, perché c'era un altare sacro a Giove con le querce di Giove, poi una statuetta proprio di Giove che riproduceva il Giove di Prassipere dell'altare di Megara, eccetera, eccetera. E alla fine abbiamo trovato un affresco con un sole. Quindi questo legame tra Giove e il sole, dove ancora oggi c'è una discussione in sovrintendenza per capire se fosse un mitreo o un altro tipo di struttura. Quando si sviluppano questi punti solari, si crea questo legame tra la Terra, quindi abbiamo la Dea Latona, che è la Terra oscura, che genera la Diana e genera poi il Sole. Quindi la divinità dell'intelligenza lunare e la divinità dell'intelligenza solare, che è nell'osservazione apparente, guardando l'orizzonte, noi vediamo dalla Terra nascere la Luna e poi nascere il Sole. Quindi, in queste semplici osservazioni, ma non si ferma tutto quanto soltanto a delle semplici osservazioni. Si cerca di identificare anche una funzione dell'intelligenza di questi astri, perché il concetto dell'uomo antico è che siano intelligenti. Ed è questo che entra un attimo in scontro con il positivismo, il razionalismo degli ultimi secoli, che invece vogliono vedere la materia come materia greve, fine a se stessa, e al limite un motore intelligente, quando si parla di spiritualità e religiosità, che sarebbe un'intelligenza superiore a sé. Ma fino a prima di Aristotele, perché poi è Aristotele che diventa il punto di riferimento nella scienza cristiana medievale, rinascimentale, fino a prima di Aristotele era considerato ogni corpo celeste come un'intelligenza a sé capace di influenzare gli eventi. Addirittura gli egiziani consideravano intelligente l'oggetto, cioè pensavano che ci fosse la possibilità di parlare col bicchiere. Anche se il bicchiere non risponde, secondo un egiziano antico, se io cominciavo a dire bicchiere vieni qui, questo bicchiere avrebbe avuto l'intelligenza di dire a Daniele Zangari: mi sono stufato di sentire Giuseppe Barbera che dice bicchiere vieni qui, prende il bicchiere Daniele e lo dà. Questo, secondo l'egiziano, era l'intelligenza dell'oggettivo che agiva. Se per l'egiziano l'oggetto era l'intelligenza, figuratevi per lui che cosa potevano essere il Nilo, che cosa poteva essere la Luna o che cosa poteva essere il Sole. Quindi in questi punti antichi c'è un'idea di potenza intelligente all'interno dell'astro. Noi abbiamo scritto questo testo, L'Erbe della Monade, che è disponibile anche sul banchetto che sta in fondo, nel quale
riportiamo delle notazioni che facciamo gli antichi e le compariamo con le osservazioni che fa la scienza contemporanea. Perché ad esempio, secondo gli antichi, Apollo è una divinità che all'arco riflette, pensa e alla fine scaglia la sua freccia, la sua volontà. Poi abbiamo il caso del Sole che fa gli archi sonari, cioè continuamente il Sole ha un campo magnetico irregolare dovuto al fatto di una triplice rotazione. Mettiamo il legame del numero 3 alla solarità, ma anche all'intelligenza. E avendo una rotazione dell'equatore che è diversa da quella dei poli, il campo magnetico del Sole si attorciglia e forma delle molle magnetiche. Su queste molle si dispone tutto il magma solare che è magnetizzato. All'improvviso queste molle scoppiano, quindi questi archi lanciano della materia, materia che viene a interagire col campo magnetico solare terrestre. Quando interagisce col campo magnetico terrestre, praticamente accade che si eccitano, si dice così, i gas della Terra e si vede l'aurora boreale. Ora noi abbiamo un caso veramente significativo del fatto di vari gruppi che cominciarono a riparlare di culto solare e di rinascita del culto solare in Italia, con quelle che erano le massonerie garibaldine e altre forme mazziniane e via dicendo, che cominciarono a creare gruppi operativi di azione politica, giornalistica, ma anche rituale, metafisica, per poter ricreare un'unità d'Italia. Infatti abbiamo la famosa esperienza del 1849 con la Repubblica Romana, che però subito fallisce, nonostante comunque lascia un segno importante, continuano a operare in tal senso, e nel 1859 il Sole quasi sembra rispondere a queste preghiere dei garibaldini che scelgono la camicia rossa in quanto elemento solare, colore solare, così come Roma ha il colore imperiale che è il rosso porpora, perché essendo l'imperatore il giudice di tutto deve avere il colore del sole. E qui la differenza c'è? Come? Tra Roma e Garibaldi quella differenza c'è? Sì, però l'intento diciamo di quel punto è di quel tipo. E che cosa accade poi? Che nel 1859 ci sta un'esplosione solare che fa arrivare fino a Roma una aurora boreale, cioè proprio l'incredibile per eccellenza. A questa aurora boreale, nei termini fisici, c'è semplicemente un'eccitazione dei gas della Terra, ma secondo l'osservazione antica l'aria, il gas e l'intelligenza, perché loro distribuivano i quattro corpi nei quattro elementi, dicendo la Terra è la materialità, l'acqua è l'anima delle cose, quindi gli oceani sarebbero l'anima della Terra, l'aria della Terra sarebbe l'intelligenza di Gaia, e il Sole è il fuoco spirituale di tutto il sistema cosmologico. Quindi chiaramente la festa del Sole era la più importante, perché era la festa dello spirito di tutto il corpo. E gli antichi avrebbero interpretato ogni eccitazione dell'aria come un'eccitazione della mente del corpo terrestre. Quindi avrebbero visto in un evento simile un'eccitazione di Gaia da parte di un'azione del Sole. Da qui l'idea sempre del Sole che ha una sua compagna occulta, che può essere da una parte la Luna, ma dall'altra la stessa Terra. Ne conseguirà anche nel Rinascimento un famoso percorso, che è quello dell'alchimia rinascimentale, che può il famoso androgeno alchemico come soluzione finale della realizzazione dell'essere umano, che richiama all'idea dell'unione Sole-Terra. Quindi quando leggiamo la tavola smaraldina di
Guglielmo Trismegisto, che dice: ciò che è in alto è come ciò che è in basso, è tutto per fare il miracolo di una cosa sola. Quindi questo miracolo ermetico, che consiste nel riuscire a mettere in unione e connessione lo spirito solare con la materialità terrestre. Il tutto si riflette poi nel microcosmo, all'idea che l'essere umano ha un suo sole, che è il suo spirito, ha una sua terra, che è il suo corpo fisico, e quindi deve mettere in connessione la sua spiritualità con la sua fisicità. Il tutto si ripercuote in una serie di simboli che vengono esposti in queste feste del Natale, che quindi, ma proprio scrive proprio un testo di Saturnalia, che è un testo dedicato ai misteri di Saturno, dice lui, e spiega che i romani festeggiavano questi misteri di Saturno in questo periodo che noi oggi chiamiamo natalizio. Allorché veniva fatto l'albero, ma l'albero rappresentava l'essere umano. Venivano appesi sull'albero degli oggetti di terracotta che si chiamavano scilla, perché come arrivava un po' di vento oscillavano. Ogni oscillum rappresentava il volto di una divinità, quindi ci poteva essere una Giunone, un Marte, una Venere, il tutto per voler simboleggiare che l'essere umano è come un albero e che le divinità sono all'interno di lui. Quindi tutti quanti abbiamo il carattere marziale, tutti quanti abbiamo il carattere venereo, e sta a noi metterli in ordine, in linea, in equilibrio, per rendere bello questo albero che è il nostro complesso fisico e spirituale, al quale si fanno le offerte. Poi notate il riflesso: si fa l'offerta dei dolci, ma poi i dolci li mangiamo noi. Quindi questa connessione tra ciò che è metafisico e ciò che è fisico, ciò che è esterno e ciò che è interno, quindi la condizione macrocosmica e microcosmica, che sempre ritorna in questo circuito che è rappresentato da Pitagora con l'Ouroboros, il serpente che si morde la coda. Quindi questa energia astrale tra l'uomo e la natura e gli eventi che lui stesso va a creare, perché ovviamente l'evento di mettere l'albero, di mettere il doccino, di oscilla, è l'evento umano. E diventa questo il rito. Il rito che dunque è sempre simbolico di una serie di messaggi molto profondi. Dunque, questo Natale, del quale poi i colori sono sempre il rosso e l'oro, che sono i colori del sole, è una festività molto antica, ma molto atavica, perché quando noi vediamo festività, vediamo riti di offerte a piatte, nel 2017-2016, nell'epoca volgare, riti simili li vediamo nei popoli più primitivi, che sono andiamo tra gli aborigeni, tra i boscimani, e vediamo queste complessa che troviamo in uno stato di Israele, o in uno stato romano, o in uno stato egizio, o in uno stato greco, dove ci sono invece le cerimonie, le processioni, i sacrifici degli animali sull'altare, l'offerta alla divinità. No, è un rito semplicissimo: andare verso una pianta e fare delle offerte. Sono i riti più primitivi del nostro tempo. E se noi ancora oggi incoscientemente facciamo questo rito, da quante migliaia di anni verrà eseguito? Perché quando noi abbiamo avuto, noi possiamo dirlo di aver vissuto, forse i nostri figli, i nostri nipoti non potranno sapere e capire ciò che io adesso sto per dire, ma noi abbiamo vissuto un passaggio importante nella storia dell'umanità, il passaggio dall'albero vivo all'albero di plastica. E se avete notato, sì, ci siamo fatti convincere, perché si diceva è per un rispetto dell'ambiente, e quindi ecco lì l'istinto dell'essere umano di preservare l'ambiente. Però tutti quanti siamo stati combattuti, perché all'improvviso si diceva no, ma meglio l'albero vero. Perché? Con quale coscienza? Con una coscienza che nel DNA, che ci proviene da centinaia, migliaia di anni, quindi un'infinità di generazioni, che hanno sempre avuto l'utilizzo di fare questo rito, di adorare il sempreverde per superare l'inverno, di avere la ricchezza, la dispensa disponibile
avere dolcezza negli eventi e nelle cose, quindi non essere travolti da eventi devastanti, uragani, tornati, tempeste di neve, mortali, cose sicure. Il rito era questo, modificare la realtà per un proprio benessere. E quindi, quando noi ci siamo ritrovati in quel momento di scelta tra l'albero sempreverde e l'albero finto, inconsciamente è emerso una diatriba che proviene dal nostro DNA, che è emerso un elemento di sapere. Cioè, noi sapevamo che era importante il rapporto con quella pianta del premio, no? Però, ecco, siamo entrati in un contrasto. Alcuni ancora oggi si vanno comprando l'albero con le radici, perché non riescono ad accettare questo passaggio all'albero finto, nonostante scomodo, ti fa tutti i stipendi per casa, queste cose, il gatto cammina, si bucia, insomma, una cosa terribile, però, ecco, non riusciamo a spiegarci. Quindi, ci sono riti molto antichi. Questi del Natale sono senza ombra di dubbio tra i riti più antichi che si siano creati a livello sistematico nelle religioni e le tradizioni umane. Poi quando arriva il cristianesimo e comincia ad avere le sue varie sette che nascono all'improvviso, ci sono i marcioniani, ci sono quelli che credono nel battesimo, cioè ce ne sono di tutti i colori, no? Poi alla fine fra tante sette sopravvive quella cristiana ortodossa e poi a posteriori ci sarà lo scisma e nascerà il cattolicesimo, no? Le prime sette cristiane che si formano verso la fine del primo secolo dopo Cristo e entrano in una serie di contrasti con la tradizione pre-cristiana, perché hanno l'obiettivo di creare un uomo nuovo legato ad un culto monoteistico unico e assoluto e cercano di cancellare certe festività e di sostituire a Natale del Sole e a Natale del Cristo. Però non si riesce a identificare una data di nascita di questo Cristo, perché in alcune zone dicevano è nato a maggio, in altre zone dicevano è nato a luglio, altrove dicevano è nato il 6 gennaio, e l'Epifania ancora oggi è il 6 gennaio, gli ortodossi mi pare che festeggiano quello come Natale del Cristo, il 6 gennaio, perché arrivano i magi, è nato Gesù e gli portano le fette, appena nascono, perché servono la famosa stella cometa, eccetera. E questa definizione del 6 gennaio arriva dopo qualche secolo, però poi si entra in contrasto con questo 25 dicembre che non si riesce a cancellare, non si riesce a distruggere il culto solare. Perché non lo si riesce a distruggere il culto solare? Perché è proprio tanto. E quindi devono fare un passo indietro e spostare il Natale del Cristo sul 25 dicembre e Sant'Agostino scrive nelle sue confessiones, riferito ai pagani, voi e noi adoriamo lo stesso Dio, volendo significare che il Cristo è una divinità solare, perché dice lo stesso Dio che nasce il 25 dicembre. Solo che poi, insomma, la storia della Chiesa è una storia complicata, perché ci sono discorsi teologici che a un certo momento risalgono. Quando Giordano Bruno viene bruciato, la sentenza non dice che Giordano Bruno sbaglia. Voi sapete la reale causa, no? Che Giordano Bruno contestava la verginità eterna della Madonna, dice non può essere morta vergine, perché nel momento in cui esce il bambino, questo immenso uomo, e magari nel momento in cui è entrato lo Spirito Santo, questo immenso si è rotto. Lui fa questa osservazione e Bruno non viene bruciato per aver detto delle cose false o eretiche, è stato bruciato, la sentenza dice, per aver detto ciò che non si può dire. Quindi il discorso è abbastanza sottile. Perché la questione è: il dogma è imposto al popolino per essere sottomesso e poi il significato simbolico che invece appartiene solo a pochi. Perché quando poi noi abbiamo condizioni di alte prelature
che cioè, quando abbiamo Sant'Agostino, che è un padre della Chiesa, che parla di questa corrispondenza del Cristo col Sole, e poi abbiamo posteriori nella storia altri papi che invece vietano questa cosa e ordinano la persecuzione e la distruzione, abbiamo, non parliamo di politica, non parliamo più di valori tradizionali. E nonostante tutta la bella politica che è stata fatta, nonostante tutto ciò che è stato costruito, noi abbiamo un DNA che riconosce la verità e siccome la riconosce ci lascia legati ai riti reali e anche se cercano di distruggerli non ci riescono. Noi a Cortone facevamo 2500 anni fa la processione al Tempio di Hera, arriva il cristianesimo, non riesce a distruggere questa processione. Allora che cosa fanno? Costruiscono una chiesa di una Madonna accanto al Tempio di Hera. Dicono, no, è sempre lo stesso genius logici. Io quando ero bambino e andavo a scuola, la maestra ci diceva la Madonna di Capocolonna era la Cina, cioè un'eresia per un cattolico, no? Però perché era la coscienza locale cittadina, civica, se no la maestra non me lo diceva se c'era questa roba, no? E ancora si fa la stessa processione, dopo 2500 anni. I ragazzi che arrivavano a 16 anni, o anche 15, insomma, prima barbetta, uscivano di casa e andavano la notte al tempio a piedi, a maggio, e lasciavano gli ex voto, le offerte a Hera per il loro passaggio all'età adulta. E da quel momento venivano iniziati nel tempio e diventavano adulti e quindi potevano fare i riti a Hera, le varie divinità greche, eccetera. Siccome quello era il passaggio iniziale, perché tutte le società hanno il passaggio iniziatico dall'infanzia all'età adulta, siccome quello era il rito cittadino, e non riuscivano a cancellarlo, perché era lo stesso rito da migliaia di anni, o li massacravano tutti come hanno fatto a Sparta, o trovavano una via di compromesso. La via di compromesso è stata questa, e noi ancora oggi, quando io avevo 14 anni, la prima volta sono andato al Tempio di Hera. Perché poi c'è la doppia processione, i ragazzi che vanno avanti e per la prima notte dormono da soli fuori casa con gli amici. Questo era il rito e questo è ancora oggi. Nonostante la sovrastruttura che si può cercare da imporre, c'è sempre un substrato, c'è sempre una coscienza identitaria. Ed è su queste cose che noi dobbiamo fare attenzione, perché poi nella nostra coscienza identitaria possiamo reperire e rinvenire i nostri valori, perché la crisi dell'epoca contemporanea, l'abbiamo detto a maggio, lo ripetiamo oggi, non è una crisi sociale, economica, quella è una conseguenza, non è una crisi politica, religiosa, c'è anche il calo delle vocazioni, non c'è solo il calo degli interessi economici, c'è proprio il calo di tutto, è una crisi di valori, sono i valori. La tradizione italica, che abbiamo spiegato l'altra volta essere il valore della parola, della fermezza, della volontà, della correttezza, i valori della pietas, no? Questo sentimento, sai, pietas, non viene confuso. Pietas in origine, che noi abbiamo scelto questo nome per l'associazione, era il sentimento doveroso di amore fra due coniugi nella Roma antica. Cioè due persone che si sposano si devono amare per rispettare, questo veniva detto 3000 anni fa. Poi mano a mano questo sentimento di dovere, di rispetto e amore tra i coniugi passa verso gli dèi e diventa pietas, il sentimento che si deve avere verso gli dèi, e poi passa anche verso la patria e mano a mano si espande, capito? Ma è la coppia, la diade maschio femmina che serve la generazione dei sani minori, e infatti poi è la famiglia, non il padre e la madre, che danno i valori ai figli. Ed è su queste cose che bisogna riprendere coscienza. Non è la televisione che ti deve dare i valori, non è una qualunque struttura ecclesiastica, non devono essere i genitori. Bisogna recuperare queste valori, perché poi la cosa importante di queste tradizioni etapiche
non è semplicemente studiarle, capire che cos'erano, che cosa non erano, è l'applicazione nella vita materiale quotidiana. Perché lo scontro Roma-Cartagine non è mai finito, lo scontro Roma-Cartagine si è sempre perpetrato. Se Roma era la società che, per ideale pitagorico oltretutto, voleva che ogni uomo fosse libero e autonomo, distribuendogli la terra, uno faceva il servizio militare per una terra, si costruiva la casa, no? Lo voleva libero e autonomo, lo voleva non dipendente dal denaro, ma dai valori, dalla parola, si scontra con Cartagine che è la società che si fonda sul commercio. Quando voi entrate in un'università e sentite dire a un professore universitario parallelismo tra l'impero romano e quello di Washington, non ha capito niente. Perché essendo l'impero americano un impero commerciale, non è paragonabile a quello di Roma che è un impero di valori, va paragonato all'impero di Cartagine. E quindi il problema qual è? Che avendo vinto l'America, l'ultimo governo, noi abbiamo come valori predominanti quelli punici, che sono i valori che vanno ad annullare l'essere umano, perché il punico ha bisogno degli schiavi che gli remano nella galera, ha bisogno dello schiavo che batte il tamburo, bum bum bum, a dare il tempo ai galeotti, e questo. E quindi le persone non vengono più cresciute con i valori, vengono immesse in una condizione di dipendenza dal sistema economico, sono private della loro libertà. Se tu guadagni 500 euro in più, hai delle tasse in più, quindi è sempre come se ne hai guadagnato 800. Quindi arrivi sempre con difficoltà a fine mese. Il sistema è perverso e malato, è studiato dall'alto a tavolino con coscienza. Non è un sistema nel quale dici abbiamo la difficoltà economica, ma ci creano in maniera fittizia la difficoltà economica. Perché? Perché mancano i valori. Se ci fosse la coscienza dei valori, ci sarebbe la possibilità di reagire. Quindi il primo fenomeno di speranza di recupero da una crisi simile è il recupero dei valori e la ripresa di coscienza. Grazie.